La festa sul ghiaccio. Ok, dobbiamo pattinare per caso? Vediamolo subito. Come siamo passati dalla campagna che sicuramente era poco dopo l'estate e siamo in pieno inverno ora? Se ti piacerebbe, ci siamo doppio colpiti comunque. Lui ha colpito me, io ho colpito lui. Comunque, allora, come liberiamo quel fratellino messo lì? Anche i pupazzi di neve cattivi? Incredibile. Ok, dobbiamo uccidere i nemici. Va bene, una cavolata. Grazie. Pensavo... Aspetta. Fa rumore come se... Vabbè, chi se ne importa. Dicevo, faceva rumore come se ci fosse dentro qualcosa nascosto, ma forse mi sbaglio. Lì però vedo un hamburger. Vieni qua, pupazzone. Ma ha detto get away! Ha detto vattene! Vabbè. Dammi quell'hamburger, grazie. Andiamo a liberare. Secondo me è femmina. Potrebbe essere anche un maschio, è una vocina che andrebbe bene per entrambi, quindi dirò che è femmina così da aver avuto ragione io. Allora, questi o sono da evitare o li devi colpire molto prima. Adesso riproviamo appena ne vediamo uno. Mi ricorda un livello di Crash Bandicoot questo. Mi ricorda un livello di Crash, però non mi ricordo di quale. Forse l'ira di Cortex, c'ho un ricordino un po'... Bella sorella, io sono caduto in acqua. C'era davvero... ha fatto davvero il cerchio come se fosse caduto in acqua. Abbiamo perso un fratello, è morto. No, e ciao. Ragazzi, salutate, a meno che... Ah, ma allora... E io che mi pensavo... Pensavo che l'acqua gelida mi avrebbe ucciso. Va bene, va bene, va bene. Risaliamo. È affogata comunque nostra sorella perché non l'abbiamo più vista. Ecco, fatto. Dicevo, come facciamo a raggiungere quell'osso? Meno male, abbiamo potuto scendere. Ok, sto giro l'abbiamo colpito. Perché secondo me non l'abbiamo colpito dritto. È il... Ma il pupazzo parla in inglese. Cioè, sì, però nel senso... Ok. Castle Defender. Beh, 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 beh. Una specie di cannone che spara palle di neve. Forse posso servirmene per abbattere quei fastidiosi aeroplanini giocattolo. No, non è una specie di cannone, è un cannone. Punto. Stupido cane. No, dai, poverino. Allora, vabbè che ho detto che gli ossi... però, sai, se riesco a prenderli subito tutti, sono contento. Ecco qua. Perfetto. Non mi sembra ce ne siano altri, giusto? No, ce n'era ancora uno. Ecco fatto, perfetto. Pa. Lo sapevo. Allora, aspetta. Ah, devo abbattere le statue di ghiaccio. Perché? Comunque. Per poter colpire gli aeroplani. Perfetto, devi capire in che direzione volano. Preso. Mi servono altre due statue di ghiaccio. Quattro statue di ghiaccio. Basta? A meno che non sia collettivo, cioè ci sono altre statue di ghiaccio in altri castelli. Andiamo a vedere. Ecco qua, di nuovo il pappagallino. Sì? Questa scena non so perché mi ha ricordato Grezzo 2. Beh, beh, beh. Forza, volete venire a menarmi? Venite.
Ma dai, fermati. No. Dove è andato? Vabbè, sti cacchi. Dai. No. Dov'è? Sai che forse sono solo infiniti? Eh sì. Vediamo, se ne appaiono ancora vuol dire che erano solo infiniti. Esatto. Ma che bastardo. Sì, erano decisamente infiniti e li abbiamo pure visti nascere. Ciao, cucciolo. Io sono Crystal, il coniglietto delle nevi. Vieni a provare la mia pista da slalom. Che carino però, il modello del coniglio è fatto bene. Bellissima, Crystal. Ma io non ho mai sciato in vita mia. Puoi consigliarmi? C'è poco da dire. Basta curvare a sinistra e a destra e passare tra le bandiere. Ok. Se riesci a passarle tutte, puoi misurarti in uno slalom ancora più difficile. Come se ne avessi decisamente voglia. No! Non po- posso risalire! Dai! Ah, però se ne manchi una... Ok, forse c'è tipo... margine di errore. Ma dai! Stavo ritornando indietro. Dicevo, forse c'è... un minimo... ma- ah, no! Sì, fammelo rifare, per favore. Appena riesco a risalire perché... non mi fa girare la telecamera. Dai! No, dai, più di così non mi fai andare. E mannaggia. Buona fortuna. Buona fortuna. Sono un coniglio. Allora. No, e no, e dai. Ecco qua. Allora, possiamo rallentare rotolando indietro. Ecco qua. Piano piano, pianino. Perfetto, me ne manca una. Tan ta ta tan. Ottimo lavoro, cucciolo. Hai Grazie. Terminato lo slalom per principianti. Prendi la scorciatoia della grotta vicino al lago ghiacciato se vuoi provare un percorso più impegnativo. Sì, signora. La scorciatoia nella grotta. È questa? Ah, quindi io mi sono rifatto tutto il percorso per cosa? Mi sono rifatto la risalita per cosa? Comunque, speriamo che la ricompensa sia uno dei fratelli. Ecco qua. Piano. Pianino. Sapete che io quando sciavo, proprio quando ero più giovane, ho fatto anche delle gare appunto di slalom. Ho vinto una coppa una volta, sono arrivato secondo. Purtroppo non è un grande risultato, però vabbè, meglio che zero, no? Meglio che non aver proprio fatto. Medaglie d'oro! Ma... fratellini, sorelline... no? Non c'è modo di girare sta telecamera per vedere se c'è qualcosa in giro? Maledizione. Ah, stupido coniglio. Allora... perfetto, aspetta che mi mangio l'hamburger. Ecco qua. Ma cos'è? La casa del pinguino. Arrivano i nostri. Intanto ti vedo attraverso, fratello, sorello. Sì, l'ho detto apposta, fratello, sorello, perché era di un sesso indefinito questo cucciolo. Ecco qua. Allora, sì, vabbè, tanto tutte le ossa le abbiamo... le abbiamo perse, quindi sti cacchi. Muoio di freddo? No, non muoio di freddo. Credo che ci dobbiamo far cadere qualcuno qua dentro. Adesso vediamo. Gaspare o Orazio? Oh, ecco di nuovo Gaspare il cattivone. Che cosa trama questa volta? Non posso dare la caccia ai cagnolini a stomaco vuoto, perciò proviamo a catturare qualche pesciolino e magari poi anche le patatine fritte. Chissà. Ma come? Ma le patatine fritte vivono nei fiumi o nei mari? Se riuscissi ad avvicinarmi di nascosto a Gaspare, gli farei una sorpresona.
tipo. Ehi, ti rubo il pesce. Bene, si parte. Per pescare ci vuole il silenzio. Ma è scomparso. Ci siamo, qualcosa ha abboccato. Calma, ci vuole calma. Bau. Sai perché scompare, riappare e rimane fermo? Perché ovviamente il gioco non era creato per essere widescreen. Era creato per essere 4/3. Torna qui, stupido cane. E il ghiaccio si ruppe. E addio Gargamella. Povero Gaspare, lo vedo proprio male. Piano, vecchio mio, piano. E si spacca tutto. Brutta bestiolina. Gaspare, ho... Ma dai! Una fresca idea per l'estate. Come posso... Ci arrivo? Ah beh, ma io non muoio di freddo, vabbè. E allora facile. Vabbè, va bene. No! Che palle! Dov'è la risalita ora? Eccola qua. Però io volevo cercare i miei fratellinis. Non mi ricordo in che gioco, però se entravi nell'acqua che era ghiacciata, cioè era fredda così, ovviamente prendevi danno. Forse sto pensando a Mario 64, fancuore. Stavo pensando a Mario 64, che il livello di ghiaccio... Aspetta un attimo. Mi sembrava di aver visto un cucciolo, ma... se tu finisci nell'acqua fredda, è come se finissi nella lava e quindi prendi il danno. È sospettoso questo pezzo qui, eh. Abbiamo solo trovato 3 cuccioli, ma a me sembra che siamo già a buon punto. Forse dovrò tornare indietro a ricercarli? Non mi va. Ah beh, effettivamente abbiamo ancora il pezzo qua da fare. Allora, aspetta un attimo. Prima di tutto, ecco qua. Avevo visto una cassa con uno dei cuccioli. Preso? Preso. Dov'è l'altro? Eccolo qui. Ecco fatto. Ce n'è ancora qualcuno? Non mi sembra. Beh, aver distrutto le statue ci ha dato degli ossi, ma sinceramente me ne frego relativamente. Tanto li abbiamo persi tutti sulla pista da sci, quindi non mi importa neanche prenderli a sto giro. A sto giro lascio andare così com'è andata. Dunque, ho visto io una cesta con uno dei fratelli, ma... Dov'era? L'ho vista qui, per forza. Allora, aspetta, proviamo a tornare indietro. Ah, no, eccola. Scusami, io da dove sono venuto allora? Allora, qua è la fine del livello. Quindi, qua fine livello, a posto. Mentre di qua era dove siamo arrivati, giusto? Sì. Perfetto. Quindi, da questo lato, esatto, c'è qualcos'altro. Che cosa c'è? Non lo so, scopriamo. Lì c'è una vita, qui c'è un panino e lì c'è un cucciolo. Aspetta che... Ecco fatto, 5? Yippie, sono libera! 5 forse, sì, quindi me ne manca uno solo. L'avremmo mancato? Oppure dobbiamo ancora trovarlo? Visto come sta andando ti direi che... Non siamo lontani dal trovarlo, però potremmo anche aver missato qualcosa. A meno che appunto non ci sia qualcosa in questa zona qui. Però non lo so, mi sembra proprio zonina extra senza nessun oggetto. Quindi in questo caso il fratellino. E invece no, siamo sopra il castello. Così indietro. No, aspetta. Qua siamo sopra il castello all'inizio. Quindi siamo tornati indietro? Eh sì, siamo ritornati a inizio livello. Cioè, scusami, c'era lo shortcut incredibile che ti porta a fine livello e non lo sapevamo? Vabbè, che effettivamente è la prima volta, per carità, però...
Quindi, beh, siamo tornati all'inizio. Proviamo a cercare fratello mancante. Anche se mi sembra di averlo girato bene questa parte. Eppure abbiamo mancato una cassa. C'è sta parte che, come ho detto, amen. Però le casse mi sembrava di averle girate per bene. Eh sì, guardala qui. Guardala qui la, lo shortcuttone per arrivare subito a fine livello, cioè proprio per la speedrun quel pezzo qui è incredibile. Dunque, proviamo attorno al castello, ma l'ho vista. Eccoti! Oh! Sei grande! Bella sorella. Meno male che ogni tanto i poligoni ti fanno intravedere dove andare, meno male, dai. E per fortuna, grazie allo shortcuttone qui, non dobbiamo neanche rifarci tutto il percorso. Per fortuna, aggiungo io. Dobbiamo solo, esatto, saltellare un pochito e andare a fine livello. Tutti i fratellini trovati, siamo tutti che contenti, possiamo uscire dal livello. Io, siccome ho detto, ciaone.